שלום עליכם, קרי באי אורג'י, מצטשם, סדרים מסכת עירובין, דף ח', אורי נציאם עוד עשיתי מליגה דה סופרה. אמר רבא, הדה אמרת לאמצע הרחבה מותר, לא מרן אלא זה שלא כנגד זה, אבל זה כנגד זה אסור. פשוט מסקיצה איתו. כולו כדי שרבא, זה לג'נטי כסטנו קוויר, רשות הרבים, גוארדונו, בינו כדי קיוזו. Questo è il cortile, l'apertura è questa qui, non si vede. È quello che dice Zek Shelokenegeze, se non è di rimpetto. Però se invece l'apertura è di fronte, che si vede da questa strada, si vede un'apertura qui, allora è evitato. Amara Misharshia. עד אמר זה שלא כנגד זה מותר, לא אמרן, אלא רחבה דרבים, אבל רחבה דיחיד, זימנין דמימלך עלה ובני לבתים, ואבלי כמבוי שקלה אלא לצידי רחבה ואסור. פרימה בספיאגו, פה פאצ'ון דיזנינו. פורסם אלה פאצ'ון דיזנינו, פרימה כוזי, פיו פאצ'י לקפיר לו. צ'וקי דיצ'ה, כסקוסטו טרנו קוי, appartiene a una persona privata, allora lui potrebbe nel futuro chiudere qui e costruire, diciamo, come qui, due case. Allora il mavoi sarebbe dritto e questo è un problema. E può darsi che il pshat è che invece non è che l'apertura stia qui, ma bensì l'apertura sia qui, che allora si vede, e forse questo è il problema, se non è chiaro. Qui è chiuso e qui è aperto, che si vede la strada. E dice quello che dice Rami Sharsha, che anche se non lo fa, però siccome c'è la possibilità che lo può fare, ciò, solo questo già vieta. Però se appartiene a più di una persona, e allora siccome è difficile che le persone possano mettersi d'accordo, allora non c'è questo divieto, questa limitazione. Leggiamo nuovamente quello che dice Amar Misharsha, ad Amar Zeh Shelo Keneged Zeh Mutar, lo Amaran Ela Rechava Derabim. Questo è solo nel caso quando questo terreno appartiene a alcune persone. Amar Rechava Derabim, però se appartiene solo a un'unica persona, Zinu De Mimlach Ala, può succedere che può cambiare idea. Ubani Labatim, e può costruire delle case lì. Veavele Kemavui Shekalela Letzide Rechava Veasur, e perciò non è più una rachava che non è abitata, bensì è una, diventa come un, insomma, come un chazer. E perciò dice che ma voi shekalela letzide rachava, e benché adesso non è abitata, però dice Rami Sharsha che siccome può costruire, però siccome è dritto, non è come abbiamo spiegato prima, che se entra dentro è diverso. Perciò sembra che abbiamo già visto che questo, in questo caso tutti sono d'accordo che è vietato. Piagmaro, minà temra de shanila ben rechava de rabim, rechava de yachid. Come sai che c'è una differenza se appartiene a, diciamo, al pubblico, diverse alcune persone, oppure appartiene a una persona? Poiché da marabim bar rabada, amar avitzchak, ma'ase b'mavoi echad, shetzido echad kale leyam, bitzo echad kale leashpa, uba ma'ase lifnei rebi, ve lo amar ballo eter ve lo isur. Facciamo un piccolo disegnino. Qui c'è una casa che sta dentro un cortile. Questo è il mavoi, questo, e c'è qui il lehi. Da un lato del lehi c'è il mare, dall'altra parte ci sono rifiuti. Adesso questi rifiuti sono alti, sono più di 10 tfachim e sono larghi. E il mare è anche, cioè, guarda che c'è un, è come un muro, esattamente come il muro, non è molto chiaro. Può darsi che scende giù, perché anche scendendo 10 tfachim è anche considerato come un muro. E qui la strada,
Perciò dice che c'era questo caso, che da un lato, come ho detto la Gomorra, da un lato c'era il mare, dall'altro lato c'erano parecchi rifiuti. Ubama Salif ne Rebbi e chiesero al Rebbi, ve lo amar ballo e te ve lo issuno, e non disse né che permesso e non disse né che era vietato. Issur lo amarba da Kaima Mechitzot, non ha detto che è vietato perché ci sono le divisioni come le pareti da ogni lato. Eter lo amarba, Hashina Shemtina Telashpa, Vialayam e Sirton. E non disse che era permesso perché Rebbe aveva timore che forse avrebbe portato via i rifiuti e perciò sarebbe il mare, avrebbe deposto un sedimento di limo, si capisce così da Rashi. E il problema è, ho visto che i farshim dicono, il problema è che si formerebbe un monticello, diciamo, di questi sedimenti, e allora la gente potrebbero portare fuori dal Mavoi, fuori lì. Come fai a dire che forse c'è il rischio che avrebbe portato via i rifiuti? In Vietnam abbiamo invece studiato che l'ashpa è vissuta rabbim, guayut fachim. Se c'è una ashpa, ci sono dei rifiuti, c'è l'immondezza per strada, che è più alta di 10 fachim, e in questo caso, chalon she'al gaba zorkin la meshabbat, se c'è accanto una finestra, e mi immagino non è troppo piacevole vivere lì. Se c'è lì una finestra, allora uno può gettare dalla finestra su questo monticello di rifiuti perché se è più di 10 tefachim e più largo di 4 tefachim per 4 tefachim, allora è considerato Reshut HaYechid, abbiamo già studiato questo alcune volte, e perciò gettando la finestra che è anche Reshut HaYechid non c'è problema. Alma, Shani ben Ashpad Rabbe le Ashpad HaYechid. Allora vediamo che siccome qui c'è scritto Ashpa Rabim, perché Ashpa Bishut Rabim, perché siccome questa Ashpa si trova per strada, perciò appartiene al pubblico, cioè non è che appartiene al pubblico, è immondezza del pubblico. E perciò dice Gemara, Alma Shani ben Ashpad Rabbim, Ashpad Yachid. Perciò vediamo che c'è una differenza tra immondezza che appartiene al pubblico e immondezza che appartiene a una persona privata. Achinami Shani ben Rechavad Rabbim, Rechavad Yachid. Perciò vediamo da ciò che c'è una differenza tra una Rechavà, come nel caso di Rami Sharshia, che mi ha detto che è quello che vuole costruire le case nel cortile. E vediamo che la Gemara ha chiesto come fai a sapere che c'è una differenza tra un caso se questo chazer appartiene al pubblico o appartiene a una persona privata. E perciò dice la Gemara che da ciò possiamo dimostrare che c'è una differenza se, e infatti c'è una differenza se appartiene a una persona privata oppure no. Rabbanan mai. E i saggi contemporanei di Rebbi cosa dicono loro? Qual è la loro opinione? Amar Yosef Barabdimi. Tana e Chachamim Osrin, che dice che i saggi vietano. Amar Rav Nachman halacha kedivrei Chachamim. Rav Nachman dice halacha come Chachamim che vietano. I kedamri, Amar Rav Yosef Barav Dimi, Tana Chachamim matirim. Invece abbiamo studiato che i Chachamim permettono. Amar Rav Nachman è halacha kedivrei Chachamim. E Rav Nachman dice che l'halacha non è come Chachamim che permettono, ma si è vietato. Marema pasiklei le sura Beuzli, e nella città Sura c'erano Mevaot, questi vicoli che andavano in direzione del mare, e perciò ci metteva delle reti di dietro per separare, perché non si fidava che il mare fosse come una parete che divide, è una parete divisoria tra il Mavoi e il mare. Perciò metteva delle reti come delle barriere per separare tra, insomma, come un retto
per separare tra il mavo e il mare. Amar Hashin Hashem Yaleh Em Sirton. Il timore che forse il mare avrebbe depositato dei sedimenti di limo. Come ho detto, che c'è il rischio che persone potessero camminarci sopra e portare dal Mavoi a questa zona che è Carmelite. A un Mavoi Akum, Dava Besura, c'era un Mavoi Akum, vi ricordate un Mavoi a forma di L? Abbiamo già studiato. Dava Besura Karuch Budia, Utivu Bei Bakumiotei. Che c'era questo Mavoi a forma di L nella città Sura e misero una stuoia o un graticcio arrotolato e lo misero e lo posizionarono verticalmente dove si uniscono le due parti del Mavoi nella piega, diciamo, e lo misero lì verticalmente. Amar Rav Chisda, ha lo krav lo Shmuel, ciò non si è data né come ci ha detto, come ha detto Rav, né come ha detto Shmuel, che Rav ha detto Torato kimfulash tsurata petach bai, che Rav ha detto che in questa piega deve mettere tsurata petach, e Shmuel De Amar, Torah Tok Satum, che Shmuel ha detto che un Mavoi, questo tipo di Mavoi, che ha forma di L, che l'alaha è che come se fosse chiuso, perciò non è Mavoi Mefulash, Mavoi aperto, e perciò secondo Shmuel da ogni lato ci vuole solo o Lehi o Korah, ma non ci vogliono, non ci vuole nella piega, non ci vuole nulla. E ciò che dice la Gemara qui. Hai mille lechi me'aglia, aval hai. E adesso spiega Mara. E questa è solo la condizione quando c'è un buon lechi. Però qui, kiva denashi bezika, siccome c'è un vento, può venire un vento, vishadile, e lo può gettare a terra, lo clume non è considerato nulla, perciò non è valido. Veinaitz bezikata, vechibre, chibre. Però, se lo fissò diciamo con un chiodo, Rashi dice caviglia, infatti caviglia è una parola italiana proprio. E, diciamo un chiodo, un grosso chiodo può essere anche chiamato caviglia in italiano. E Hebrei, Hebrei, però perciò se l'ha fissato così, allora è considerato fissato e può essere considerato come lechi e allora va bene. Gufa, gufa vuol dire, torniamo a una cosa che abbiamo già studiato, e questo si riferisce a ciò che abbiamo studiato nel daf precedente, Mutbet. Amar Avirmi Abaraba Amarav, ma voi ce ne frat, questo abbiamo studiato Dav Zain Amutbet nella seconda riga da sopra. Ma voi ce ne frat bimlo o le chazer. Un Mavoi, che abbiamo studiato il caso dove un Mavoi collegato con un Hatzer, però c'era un muro divisorio tra di essi, e poi questo muro è crollato, veni frezza Hatzer Kenegdo, e adesso c'è anche il muro dall'altra parte, dove tra questo Hatzer e la strada, anche una parte del muro è crollato, e perciò è creato un varco tra il Hatzer e la strada. Perciò dice Rav, Chatzer Kenegdo, scusi, Chatzer Muteret Mavoi Asur. Il Chatzer, permesso portare nel Chatzer, non tra di loro, bensì solo nel Chatzer, permesso portare, e nel Mavoi Asur. Abbiamo già studiato questo. Ama le Rav Bar Ula, le Rav Bibi, Barabai, Rebi, lo Mishnah Tenuiso. Per quale ragione Rav ha dovuto insegnare un certo insegnamento se già abbiamo studiato questo nella Mishnah? Poiché abbiamo studiato più avanti in questa Masechet, Chatzer Ktana Sheni Frezza Li Gdola, Gdola Muteret Ktana Asura, abbiamo già studiato questo, ho fatto un disegnino, che quando c'è un piccolo Chatzer che è completamente aperto
che è collegato con un grande hazer, con un grande cortile. Allora il grande cortile vieta il piccolo cortile, ma il piccolo cortile non può vietare il grande. Ciò che dice qui, hazer tanash nifretza, che è un piccolo cortile, che il muro è crollato e si è aperto completamente. È aperto al grande cortile. Gdola muteret kuda asura. Il grande cortile è permesso, il piccolo è vietato. Mi plai shei che pitcha shegula, poiché il piccolo cortile è come l'apertura del grande. Amar lei, ime atama mina se, solo da questa Mishnah del piccolo cortile collegato al grande avremmo potuto pensare, ah, nemile echa dello kadarse barabim. Questo è solo nel caso che non ci sono gente che passano, parecchie persone che passano piedi lì. Avalecha de kadarse barabim, ema filu chazer, nami. Avrei potuto pensare che se passa la gente lì, avrei potuto pensare che il cortile è vietato. Perciò ho bisogno di questo insegnamento di Rav che per insegnarci che il chazer è permesso. Vea, nami tania, veramente abbiamo anche studiato questo. Chazar sherabim nechassim la bezo, viotzim la bezo. Rishut HaRabim Metumar, Rishut HaYechid Shabbat, che se c'è un chazer, un cortile per il quale passano, il pubblico passa per di lì e entrano da un lato e escono dall'altra parte della strada, riguardo a Tum'a, riguardo impurità, è considerato Rishut HaRabim, e poiché c'è una legge che un dubbio di Tum'a, se ci è successo un caso dubbioso di Tum'a, se è stato Rishut HaYechid, allora l'alacha è che è vietato, cioè si intende che è tamè, che è impuro, mentre invece nel caso che c'è un dubbio se è successo qualcosa nella strada o per strada, allora il dubbio di Rishut HaRabim, Tum'a Rishut HaRabim sfeqo tahor, che è puro. Però riguardo a Shabbat, Rishut HaYechid è Shabbat, riguardo a Shabbat è considerato Rishut HaYechid. Perciò, siccome è recintato tutto attorno, allora è permesso portare dentro questo Rishut HaYechid. Perciò spiegamola, perché la domanda era perché Rav aveva dovuto insegnare un altro insegnamento se abbiamo già potuto studiarlo da questa braità. Perciò rispondere come Rav, se solo da questa braità avamina, animi desashiva che mi gazzei, avremmo potuto pensare questo caso solo quando i due ingressi Rishut HaRabim, quando non sono uno verso l'altro. Però se, adesso portiamo il DAF, però se sono uno verso l'altro, avrei potuto pensare che questo cortile non è Rishut HaYechid riguardo Shabbat. Perciò ho bisogno di questo insegnamento di Rav, per insegnarmi che veramente è Cioè, permesso, che se c'è un Rishut HaYechid, una proprietà privata, che ha due ingressi, o diciamo meglio, due uscite per Rishut HaRabim, per la strada, una di rimpetto all'altra, che con tutto ciò è permesso, che non c'è divieto. Adesso continuiamo. Ulerava de Ammar Zekenegeze Asur. Abbiamo studiato all'inizio di questa sessione in Amud Alef, quando abbiamo iniziato oggi la settima riga da sopra, che Rava dice Zekenegeze Asur, che se uno rimpetta l'altro evitato, ad Rav ben mai mochila. Quale caso si tratta? Che Rav dice, adesso ancora ha detto che se ci sono due uscite, una di rimpetto all'altra, che è permesso, allora ciò che dice Rava, che è vietato, quando sono due ingressi o due uscite, sono uguale, uno di rimpetto all'altra, che è vietato, allora di come si tratta? Di che caso si tratta? Dice come una ad Rav be mai mochila, di cosa si tratta? Bezze shelo kenegze tarti lamali, per quale ragione ho bisogno di due insegnamenti? Di questo caso che ci sono due ingressi, uno di rimpetto all'altro, rispondere come una, se da quel caso avamina, avrei potuto pensare, animile l'isrok, avertaltel, e malò, kamashmana, avrei potuto pensare che è permesso gettare in quel reshut,
Ma non è permesso di avere tatel e malo, avrei potuto pensare che è vietato portare, perciò Kamashmalan viene a insegnarmi che è permesso anche portare. Itmar, mi ha studiato la verità, ma voi assui che Nadal è ma voi un vicolo che ha la forma di un Nadal. Nadal è millepiedi, un insetto o scolopendra. Conoscete scolopendra? Scolopendra gigantea, guardate in Google, cos'è, molto interessante, affascinante. È un insetto particolare. E se c'è una voi che ha questa forma, come questo insetto, mille piedi, Amarabai, Osetsurata Petach, Lagadol, Veanach, Kulo, Mishtaro, Belech, Vikora. Facciamo un disegnino. Facciamo vedere, c'è questo libro che ha dei disegni. Per questa massacra è Ruvin. C'è qui un disegno che forse spero che è abbastanza chiaro. E questo disegno qui che il Mavoi è a forma di L. Ci sono i cortili, ci sono le case nei cortili, i cortili che danno al Mavoi. E dice Abaye che fa un Tzurata Petach nel Mavoi grande e tra ogni piccolo Mavoi, tra le case, tra i cortili, fa Lechi Kura. Amale Rava, dice Rava, Keman, secondo chi è questa opinione? Che Shmuel, questo è secondo Shmuel, Damar. Toratò che Satum, abbiamo studiato che in un caso di un Mavoi a forma di L, Shmuel dice che è considerato come un Mavoi che è chiuso, un vicolo cieco. Dice perciò Rava, lama le Tzurata Petach, perché allora ha bisogno di Tzurata Petach? Perché Shmuel ha detto che non ci vuole Tzurata Petach, ci vuole, è sufficiente di mettere un Lechi o Korah da ogni lato, cioè per ogni vicolo. ועוד כן אמר רבא, אה, הוא מבוי עקום, דבא בנרדה, וחשו לה, לרב, לדרב, ביום סטיאטו וכסיבי קורדת, וכלכזו, דיקול מבוי נרדה, כאן הופעתו צורת הפתח, אנקן, לפייגה, דלאל, דלביקולו, פורמה דיאל, לדיתו אמרה כקוסו פרק, אנו קונסידרתו אנקה, אנו פרזן קונסידרציון ובניון די רב. E la Marava, perciò bisogna dire che Osè Tzurata Petach le culo, deve fare Tzurata Petach per ogni piccolo vicolo, cioè per ogni. Qui ci sono diversi vicoli, un po' di difficoltà di. Qui sono diversi vicoli, se vedete, tra le case ci sono tra i Hazzarot ci sono diversi vicoli. Perciò dicevamo che bisogna fare un Tzurata Petach su ogni vicolo avere il proprio Tzurata Petach. Perciò bisogna fare da un lato Tzurata Petach, la Hegisa, Bidar Gisa, Mishtaru, Velech Korah, però dall'altro lato dobbiamo fare Olechi o Korah. Ana Rav Kana bar Tachlifa, ha detto Rav Kana bar Tachlifa, Mishmed Rav Kana bar Minyumi, Mishmed Rav Kana bar Malkio, Mishmed Rav Kana Rabbe Rav. Vamri la Rav Kana bar Malkio, Ainu Rav Kana, Rabbe Rav. Sono quattro Rav Kana qui. Ma voi che ci do echad aruch, ve ci do echad kazar, pachod mar babo meniach ta kura balachson. Adesso faccio uno schizzo. C'è un mavoi che ha i due muri, questo muro è più corto rispetto a questo muro, perciò dice se la distanza da qui fino a qui è meno di 4 amot, può mettere allora la corona, la trave in diagonale, però se questa distanza è 4 amot o di più deve metterlo allora dritto, cioè in questo caso se più, cioè da questa distanza, da qui fino a qui, è 4 amot di più, allora deve mettere la trave di sopra
dritta e non in diagonale. Rava Amar e Chazé Vechazé non è Yachtakura Irak e Negda Katsar. Invece Rava dice che in tutti e due i casi mette la Korah, la trave, sempre dritto, anche se meno di quattro moti. Vematama di ti, vematama di tu. Adesso voglio dire la ragione, la logica mia e la ragione di loro. Vematama di ti, ragione mia, perché Korah tama mai, qual è la ragione della Korah, la trave, vishumichero, per affinché sia, è come un segno di riconoscimento per coloro che passano e che non si scordino che non si può portare da dal Mavoi a Rishut Rabim, e perciò Barakson lo avecher, e se in diagonale non si nota. Veima tama di tu, la ragione di loro è Korah Mishumai, qual è la ragione di Korah Mishumichitza, e come separazione, come tramezzo. Ubarakson name ave mechitza, però il diagonale anche è considerato come una divisione. Amar Rav Kana, dice Rav Kana, o il vishmata de Kahani, poiché questo insegnamento è stato portato a nome di tutti questi cani, Kohanim, e ma Mita dirò anch'io qualcosa riguardo a questo. Ademar Pinyach Korah Barakson, nel caso abbiamo detto che mette la trave di traverso in diagonale, lo Amaran Ela Hashem Barakson Yotermi Eser, questa è solo la condizione che lo spazio del Mavoi, la larghezza del Mavoi, non è più di 10 amot, avvier Barakson Yotermi Eser, di Vrakol non mi ha da cazzar, però se in diagonale è più di 10 amot, allora tutti sono d'accordo che bisogna mettere trave nella larghezza e non in diagonale, in traverso, che allora diventa più lungo ancora e perciò la gente non lo nota così tanto. I Vailu hanno chiesto: Mauli shtamesh tachta Korah, se è permesso usare lo spazio sotto la Korah, sotto la trave, cioè se è permesso portare lì, questo lo si intende. E abbiamo già studiato questo all'inizio del Masechet. Rav v'Ravchia v'Rav Yochanan amru mutali shtamesh tachta Korah, hanno detto che è permesso. Ushmuero Vishimo Barrebi, Vishimo Elakei, Shambru Asuri Shamishtanta Korah. Ha detto che non si può usare questo spazio sotto la trave. Lema Beakka Mifregi, diciamo che la ragione della disputa è perché Demar Savar Korah Mishumiker, che un'opinione è che questa trave, la ragione è come segno di riconoscimento. Umar Savar Korah Mishumichitza, e l'altro, e gli altri sono opinione che la Korah, la trave, è per come divisione, come separazione. Dice Gemara, no, questa non è la ragione. Di kulama Korah mishum hekher, veramente tutti sono d'accordo che la Korah, la trave, è per il segno di riconoscimento. Qui la disputa è riguardo di Marzavar hekher milegav o Marzavar hekher milevar, è dell'opinione che la trave è fatta come segno di riconoscimento per coloro che stanno dentro, per voi. E l'altro gruppo è dell'opinione che la trave è fatta come segno di riconoscimento per coloro che stanno fuori, cioè coloro che stanno per la strada. Vibaitema, un'altra possibilità, un'altra, di interpretare queste opinioni diverse, queste divergenti opinioni. E quella è una missione che tutti sono d'accordo che la ragione è perché della Korah, la ragione della Korah è perché funge da come da separazione, da parete separatoria. Beacha beacha mifrighe, e però la ragione della disputa è per sé, la ragione seguente. De Marsavar Chodo Apnimi Yored Sotem, Marsover Chodo Chitzon Yored Sotem. Un gruppo è l'opinione che il bordo interno scende e crea come una parete divisoria immaginaria, e perciò la parte che sotto la trave non è considerata perché è parte della strada, perché il Mavoi si termina nel bordo interno della trave.
Umar Savar, Chodoh Hitzon e Revzotem. Invece l'altro gruppo è d'opinione che il bordo esterno scende e crea una divisione immaginaria e il Mavoi giunge fino a lì. Amar Rav Chisda, Hakol Modim Beben El Chayam Shasur. E Rav Chisda dice: tutto ciò che abbiamo detto fino adesso è solo riguardo alla trave che è sospesa in su di sopra. Però se si parla di, qui dice le Chayam in plurale, ma non intende plurale, perché l'obbligo è solo di mettere un Lechi, non due. Perciò intende in generale che riguardo al Lechi, il Mavoi giunge fino al bordo interno del Lechi e non oltrepassa lo spessore. La ragione è perché il Lechi è molto fine, allora uno facilmente potrebbe trasgredire il divieto di uscire. Bamine Ram Barchama Mirachisa Naas Shtei Tedot Mishne Kotlei Mavoi Mevachutz Viniach Kura Gabein Mahu. Faccio un disegnino. Ha fissato come, diciamo, due grandi chiodi nei muri e ci ha messo la trave sopra. Questione se è kasher o no. E ciò che chiede, nasce te dot bishnei kotlei mavoi mibachutz. Ha fissato due, diciamo, due chiodi, grandi chiodi, sul muro. Venia curata bene, ma si è messo adesso la trave sopra. Quella è di Amar lei, li dovrei mettere su, li dovrei su, buttare, adesso così. Colui che è l'opinione che il bordo esterno della trave scende giù, crea una parete immaginaria, perciò il bordo esterno in questo caso sta all'infuori del Mavoi completamente, perciò non è valido, perciò vieta. Mentre invece, secondo l'opinione che si va secondo ciò che determina è il bordo interno della trave, perciò in questo caso il bordo interno è a pari con gli angoli dei due muri. Perciò quando scende giù, questo è kasher, perché sta dentro lo spazio del Mavoi, perciò in questo caso è permesso. Rav Amar, invece Rava dice, l'idvrei osser nami asur, secondo colui che vieta, anche è vietato, cioè lui disputa ciò che ha detto la Chisa, e la ragione è che bain al korah gabei Mavoi veleka, perché la Korah deve essere tutta sopra lo spazio del Mavoi e non lì fuori, come in questo caso. Perciò questa trave che sta lì fuori del Mavoi è invalida e non permette di portare dentro il Mavoi. Terminiamo qui, grazie per l'ascolto.